Ci sono almeno un paio di riflessioni da fare in questa sede in occasione dell'inaugurazione di questo anno accademico. La prima è che percorsi formativi alternativi ai percorsi universitari, oggi come oggi, siano davvero da prendere in considerazione con assoluto rilievo. Perché? Perché non appartiene alla missione dell'università quella di dare lavoro, non appartiene allo statuto ideologico, lo dico da professore. Non appartiene allo statuto ideologico dell'università quello di dare lavoro. L'università deve somministrare sapere per intercettare gli orientamenti e cercare di coniugare domande e offerte del mondo del lavoro. Ci sono altri percorsi. Penso, per esempio, al modello delle Fachschule tedesche che riescono a intercettare quelle che sono le dinamiche dentro il mondo del lavoro. E allora, a maggior ragione, un'esperienza come quella delle scuole civiche e il riconoscimento da parte del MIUR. Del titolo che rilasciano le scuole civiche è importante. Per me, io davvero sono qui per esprimere, oltre che un messaggio di saluto e un messaggio di buon lavoro, visto che si ricomincia questo anno accademico, per esprimere l'ammirazione di Regione Lombardia di fronte a dei percorsi che sono dei percorsi importanti per il mercato occupazionale, perché sono dei percorsi più agili, più snelli, più moderni, più civici, cioè più dentro gli orientamenti della città, sono più legati alle dinamiche di una società che è molto complessa, come la società milanese e lombarda, e più aderenti anche alle esigenze dei giovani, che tante volte hanno bisogno di incassare presto quello che è il loro investimento formativo. E di conseguenza, come assessore alla cultura, non posso che auspicare un clima davvero di concordia istituzionale con le scuole civiche, lo dico da assessore alla cultura. Peraltro, raccolgo la provocazione del presidente Adamo sul tema dei bandi, perché è vero che da un certo punto di vista sia necessario regolare l'accesso alla distribuzione delle risorse e renderlo in qualche modo il più chiaro possibile, il più trasparente possibile. Questo è sacrosantamente vero. È altresì vero però che esiste una discrezionalità del politico che viene meno ricorrendo ai bandi. Se io ogni assegnazione, come assessore alla cultura di Regione Lombardia, ogni assegnazione la faccio attraverso i bandi, l'erogazione delle risorse la devo fare solo attraverso l'erogazione, attraverso i bandi, viene meno la mia discrezionalità, viene meno il fatto che io possa prendere lo storico di razza e dirgli: ascolta, scrivimi una bella storia della Lombardia, cosa di cui questa regione ha bisogno, perché l'ultima storia, le due storie interessanti di questa regione, una l'ha pubblicata l'Einaudi nel 1970, quando sono nate le regioni a statuto ordinario, i volumoni verdi che molti di voi conosceranno, l'altra è la storia della Lombardia curata dal professor Vitolini e dal professor Antonielli con l'Ala Terza in due volumi, quando l'Ala Terza ha fatto la storia delle regioni. Quindi questa regione ha bisogno di una bella storia della Lombardia, lo dico da storico, ma perché io devo ricorrere a un bando nella consapevolezza che gli storici di razza al bando non parteciperanno mai. Questo è il punto. Per cui la provocazione che ha lanciato Marilena Adamo, io la trovo sacrosantamente vera, quando mi dice le scuole civiche perché devono partecipare ai bandi. Ma io dico perché se devo pubblicare un libro devo costringere la Mondadori, la Rizzoli, cioè le case editrici che hanno fatto grande questa città a partecipare ai bandi. Deve esserci una discrezionalità del politico che si assume le sue responsabilità. Per carità, se c'è una, voglio dire, una pastella dietro alla contrattualizzazione, all'affido diretto rispetto a un obiettivo da raggiungere, sacrosantamente giusto che il politico vada in galera. Ma costringere il politico a rinunciare alla propria discrezionalità e alle proprie scelte politiche per mettere tutto a bando, questo è davvero svilente per la figura del politico. Io sono un politologo, insegno storia delle dottrine politiche e trovo che la figura del politico, nel senso più alto del termine, come lo intendeva Machiavelli, è svilita dal tema dei bandi. Certo, ci deve essere una responsabilità, deve funzionare la magistratura, devono funzionare, però io trovo che abbia ragione il presidente Adamo e è per questo che mi trovo particolarmente concorde, auspico questo tipo di concordia istituzionale nel momento in cui
magari ci metteremo intorno a un tavolo a ragionare perché le scuole civiche rappresentano davvero una straordinaria realtà. Una realtà, è stato ricordato da questo podio, che risale a 150 anni fa, a oltre 150 anni fa, nella migliore delle tradizioni, più di recente agli anni 80, però ha segnato in profondità lo sviluppo e la cultura di questa città. Per cui complimenti da parte di Regione Lombardia e mi scuso con le autorità che quando mi sono alzato ho detto prima cosa devo salutare il ministro, il sottosegretario, l'assessore del comune di Milano e mi sono dimenticato di farlo, perdonatemi.